un bel momento per i miei amici della finanza internazionale. L'odore della loro paura si sente a chilometri di distanza. Dopo il voto sulla Brexit e la vittoria di Trump, temono che al referendum italiano sulla Costituzione vinca il no. Ecco perché cercano di seminare il terrore fra gli elettori con minacce e ricatti. Wolfgang Munkau, condirettore del Financial Times, sostiene che se vincerà il no, si scatenerà l'apocalisse. Il 5 dicembre, ha scritto, l'Europa potrebbe svegliarsi con l'immediata minaccia della disintegrazione. L'Italia potrebbe uscire dall'euro e la Francia, se vincesse Marine Le Pen, potrebbe seguire l'esempio. A quel punto l'Unione Europea andrebbe in mille pezzi e quest'idea non piace per niente al mondo finanziario. Anche il Wall Street Journal ha gettato benzina sul fuoco. Ha scritto che se vincerà il no, in Italia potrebbero affermarsi i 5 Stelle e per i mercati sarebbe un disastro. Sapete qual è la soluzione ai problemi italiani secondo Wall Street? Semplice. Se il no vincerà, bisognerà imporre all'Italia un nuovo governo tecnico. Quello di Padoan, per esempio. Ma i due giornaloni della finanza non sono gli unici a minacciare l'Italia. Anche le agenzie di rating hanno fatto la loro parte. A fine ottobre, Fitch ha confermato il rating BBB+ all'Italia, dicendo che il paese deve andare avanti sulla strada delle riforme, altrimenti finirà nel baratro. All'inizio di novembre, invece, è stata Moody's a dire che se dovesse vincere il no, l'Italia rischia il declassamento. Ma perché tutti questi signori ci tengono così tanto che vinca il sì? Ora ve lo spiego. Per la grande finanza, la crisi è diventata un metodo di governo. Le banche non si accontentano più di dominare l'economia, hanno bisogno di controllare anche la politica. JP Morgan, in un documento del 2013 intitolato Aggiustamenti nell'area euro, ha spiegato che la Costituzione italiana è troppo socialista. Capito? Poiché la nostra carta difende troppo i diritti dei lavoratori, bisogna cambiarla. Ecco che cosa vuole la finanza. Vuole riscrivere le regole del mercato del lavoro per ridurre i cittadini europei a un esercito di schiavi sottopagati. Poi vuole che i paesi come l'Italia continuino a ridurre il loro debito. Perché la strada per la riduzione del debito è una sola, quella delle privatizzazioni. I mercati sono affamati, sono pronti a mangiare le nostre utilities, le aziende che gestiscono i servizi, acqua, luce, gas, energia. A questo puntano le grandi compagnie. Non ci credete? Sentite che cosa diceva 3 anni fa Lorenzo Codogno del Dipartimento del Tesoro. Comunque la vera risorsa sono le utilities a livello locale. Lì sono veramente tanti miliardi. Il problema è che non sono nostri, dello Stato, sono dei comuni, sono delle regioni. E quindi, quindi bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione e espropriare i comuni e le regioni. State attenti, perché le utilities non sono beni immateriali, sono la vostra vita, sono le cose che fanno andare avanti la vostra casa e garantiscono la vostra sopravvivenza. Privatizzarle vuol dire depredare una nazione. Quando vi dicono che bisogna riformare il paese per far crescere l'economia, vi stanno prendendo in giro. La finanza ti fa sì perché vuol far shopping e vuole che l'Italia si trasformi in un gigantesco outlet. Fidatevi di nessuno.